Presidente dell'ANPI di Villa d'Ossola, Daniele Fortin, ormai la città è pronta per festeggiare questa data importante, l'ottantesimo dall'insurrezione di Villa d'Ossola. Vuol dirci proprio per l'ANPI che significato ha? Ma per noi ha un significato importante sempre, dico la verità, non solo in questo caso che si tratta dell'ottantesimo. Però capiamo che i decennali aiutano a dare risalto, a ricalcare. E siccome l'ottantesimo è tanto, nel senso che ci si allontana sempre di più, e ormai testimoni oculari, testimoni di quel periodo non se ne trova più, per noi era importante darne il più risalto possibile, dico la verità. Come direttivo abbiamo speso parecchio, non nel senso di soldi, abbiamo speso parecchio di impegno proprio per allestire qualcosa. Perché poi il rischio è di cadere sempre nella retorica, e invece no, e questo era proprio un passaggio che non volevamo fare. Infatti sto vedendo dal programma che ci sono diverse iniziative nuove, come ad esempio l'inaugurazione delle stele, di stele importanti. Allora, abbiamo di questa stele che inaugureremo sabato, alle 14 dell'11 no sabato 11 novembre alle 14 a Pallanzeno. L'abbiamo voluta perché a Pallanzeno in realtà c'è già un monumento che ricorda quegli accadimenti, però il posto giusto dove sono state fucilate quelle persone era spostato, era in un altro luogo. Noi abbiamo cercato con testimonianze qual era la possibilità più realistica, più vera, e abbiamo scelto un posto con l'amministrazione di Pallanzeno che ci ha dato l'autorizzazione e ci ha dato le possibilità di fare il lavoro che abbiamo posato un basamento dove ci verrà messa una stele a ricordo di quei fucilati con i loro nomi, e la stele è stata disegnata da due ragazzi dell'artistico di Omegna, uno che non frequenta più e l'altro che frequenta ancora. I due ragazzi giovani si sono proposti, hanno fatto un bel lavoro, a noi piace soprattutto il fatto che abbiano accettato di farlo, devo dire la verità. Ecco, ci sono iniziative che coinvolgono anche i comuni della Valantrona. Sì, allora in Valle Antrona e ad Antrona il giorno 8 inaugureremo la restaurazione in pratica della lapide che c'è già, in verità. Dedicata a Dante Seminari e a Silvio Baccaglio, che sono i due partigiani uccisi proprio l'8 novembre, e che Silvio Baccaglio aveva 17 anni e l'altro 18. Siamo riusciti a recuperare, quella di Silvio Baccaglio c'era già in effetti, ce l'avevamo già, ma siamo riusciti a recuperare anche la foto di Dante Seminari che è di Milano, e abbiamo pensato che fosse buona cosa dare una rinfrescata a tutto e in pratica dargli importanza, far vedere che avevano un volto sti ragazzi. Poi c'è anche la tavola rotonda e in questo periodo in cui si parla tanto della necessità della pace, Sì. sarà sviscerato anche questo tema, La in nostra particolare con la presenza di due sacerdoti. Allora, la speranza è proprio questa, la speranza è di far parlare, perché alla fine di cosa stiamo parlando quando stiamo parlando di resistenza? Stiamo parlando di resistenza ai loro tempi, alle prevaricazioni, alla guerra, a tutto quello che non si voleva più. In pratica non volevano più la guerra i ragazzi che si sono rivoltati allora. Quindi noi abbiamo pensato che sarebbe stato interessante, senza stare a fare confronti proprio diretti, però capire come siamo messi adesso rispetto alla nostra Ai nostri momenti, al nostro momento storico, che non, onestamente io ho 62 anni, non pensavo di arrivare a rivivere una cosa. Io pensavo che i momenti bui fossero quelli legati ancora al muro di Berlino o ai missili. Invece purtroppo è andata anche peggio. E quindi questo sarà un bel confronto. Siamo contentissimi che abbiano accettato i due sacerdoti, Don Renato Sacco, che lo sappiamo coinvolto tantissimo Pax Christi. sì, di Pax Christi, preparato su questo, Don Benoit, che ha avuto una grande esperienza in Africa e quindi porterà la sua esperienza, e poi abbiamo gli storici, abbiamo un professore Lorenzo Pavesi e abbiamo l'Andrea Pozzetta, che è uno storico della Casa della Resistenza, che saprà
saprà legare il tutto. Speriamo, il nostro proposito è quello che la gente che parteciperà partecipi anche magari con domande, con confronto, anche magari con posizioni diverse, però che sia bello tornare a parlarsi, credo che sia una buona occasione.